Grande fiducia per la competizione elettorale e il desiderio di coltivare un rapporto ancora più saldo con la comunità tarantina. È stata presentata stamattina presso il bar della Villa Piripato a Taranto la lista del Partito Democratico della provincia di Taranto per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La lista è composta dai due consiglieri uscenti Michele Mazzarano e Donato Pentassuglia, da Enzo Di Gregorio, Lucio Lonoce e da una qualificata presenza femminile con Anna Rita Palmisani, Lucia Pompigna e Anna Sgobbio. Oltre ai candidati, hanno partecipato i commissari provinciali del PD Ionico, Nicolo Dati e Giovanni Chianese, l'onorevole Ubaldo Pagano, il sindaco di Taranto Renaldo Melucci, presenti anche il coordinatore cittadino Gianni Azzaro e l'intera dirigenza del PD di Terra Ionica. Sono liste molto forti, competitive, equilibrate. C'è una bellissima presenza femminile, questa volta è anche una presenza femminile che conta perché con la doppia preferenza di genere sarà possibile aiutare un processo per portare tante donne nelle istituzioni, in questo caso in Consiglio regionale. E quindi noi intanto invitiamo gli elettori a votare anche e soprattutto le donne che sono presenti nelle liste. Questo è un segnale molto importante alle istituzioni e alla politica. E poi naturalmente noi siamo convinti di fare una bella campagna elettorale, qui a Taranto di dare un contributo importante al successo del Partito Democratico e anche di Michele Emiliano. È una bella competizione, una bella sfida, ma noi siamo sicuri che il buon governo da un lato e anche la proposta politica del Partito Democratico e del centro-sinistra dall'altro possano convincere gli elettori a riconfermarci alla guida della regione. Il partito che è l'unico strutturato sul territorio, che ha dei rappresentanti che plasticamente raffigurano una lista forte del Partito Democratico, uomini e donne che rappresentano il territorio, che sono sempre presenti e non si presentano soltanto durante le campagne elettorali. La strada giusta sia quella di dare fiducia a questa squadra, a questo ceto politico che sta crescendo, che sta diventando anche coraggioso, che sta diventando sempre più trasparente, sempre più come dire, fedele agli impegni che prende con i propri elettori, con i propri cittadini. E quindi oggi siamo qui, come dire, a ricucire un po' il filo anche delle relazioni tra le istituzioni di questo territorio e il Partito Democratico, che è un Partito Democratico tutto nuovo, non è più il Partito Democratico di alcuni anni fa, il partito a cui si potevano in qualche maniera sollevare pregiudizi, alibi, eccezioni. È un partito che si sta coraggiosamente lanciando, come dire, per la trasformazione di questo territorio.